CRT. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like, you need to just stop. Like, can you just not slip on my gown? You need to calm down. You are somebody. Why are you mad when you could be glad? Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age. Just making that sign must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. 'Cause shade never made anybody less gay. Siamo qui in una delle esterne di Radio CRT. Vi salutiamo da Frigento, questo posto così fresco, perché oggi si deve dire, si sta benissimo. Siamo qui immersi in questo giallo fantastico che sono i colori della Protezione Civile di Frigento. Ragazzi, lo facciamo un saluto globale? Ma al mio tre diciamo ciao. 1, 2, 3. Ciao! Ecco qui, questi sono i favolosi ragazzi del campo scuola. Questo evento che stiamo per descrivere insieme al presidente dell'ANPAS, insieme al sindaco di Frigento e al sindaco di Sturno. Innanzitutto ringrazio i sindaci per essere qui e per descriverci un po' l'evento che stiamo per cominciare. Iniziamo dal presidente, che è Sabino Famiglietti, che conosciamo benissimo perché è stato nostro ospite in radio qualche settimana fa. Sabino, grazie per averci invitato e per averci voluto qui come radio ufficiale. Grazie, grazie mille. Vogliamo parlare un po' di questo campo scuola? Siamo a quale edizione? Alla terza, se non sbaglio? Sì, siamo alla terza edizione del campo scuola. Anch'io sono la Protezione Civile, che viene organizzato dall'ANPAS nazionale, dalla pubblica assistenza Rocco Pascucci di Frigento, in collaborazione con le altre associazioni vicino a noi di Sturno e di Gesualdo. Io ringrazio il sindaco del comune di Frigento, Carmine Ciullo, ringrazio il sindaco del comune di Sturno, il professore Di Leo, e ringrazio anche il notaio Pesiri, che momentaneamente aveva un impegno e non è riuscito ad essere presente insieme a noi. Il campo scuola che cos'è? È un incontro dei ragazzi per dargli modo di provare le emozioni, le attività che di solito le organizzazioni di volontariato mettono in campo, sì, durante il periodo estivo e non solo, anche nelle emergenze territoriali e nazionali. Bene, questo è un campo scuola che dura una settimana, è partito ieri e terminerà il 29 giugno. Faranno attività di, appunto, sarà un vero e proprio campo di protezione civile con formazione, escursioni e visite. Degli apparecchi tecnologici, cosa che approvo in pieno, almeno in questi contesti, se ci riusciamo.
Passiamo la parola ai nostri sindaci. Abbiamo qui il sindaco di Frigento, il professor Carmine Ciullo, e come ha detto Sabino, abbiamo il sindaco di Leo di Sturno. A voi chiedo quanto sono importanti questo tipo di eventi all'interno di paesi e comunità piccole come le nostre. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato, grazie alla pubblica assistenza Rocco Pascucci di Frigento, che è sempre pronta ad accogliere tutte quelle che sono le esigenze del territorio, che ha un ruolo fondamentale negli interventi sanitari, nella protezione civile, nell'intervento a vantaggio delle situazioni sociali piuttosto disagiate, e che poi fa anche questo, cioè praticamente mette insieme un gruppo di ragazzi per fare didattica, per insegnare loro il rispetto dell'ambiente, il rispetto del territorio, come comportarsi in situazioni di difficoltà e come tutelare la comunità della quale loro fanno parte, della quale loro sono il presente, ma sono anche il futuro. Quindi, per quanto mi riguarda, come sindaco devo essere grato al presidente, devo essere grato ai volontari che con grande impegno e con grande disinteresse, con grande professionalità e fanno queste iniziative per il nostro territorio. Bene, sindaco, il suo paese come ha risposto a questo evento? C'è sensibilizzazione per eventi e momenti di aggregazione come questi? Sì. Grazie, mi unisco ai saluti del sindaco di Frigento. Innanzitutto saluto lui, il padrone di casa, saluto tutti quanti voi, saluto gli ospiti, saluto coloro che vengono anche da fuori, gli amici amministratori di Serra dei Conti, saluto la radio, i radioascoltatori di CRT, saluto tutti questi splendidi ragazzi. Noi siamo quest'anno un po' orfani perché insomma la nostra associazione, l'associazione di Sturno, non so i motivi, non ha partecipato, ma ha partecipato l'anno scorso e partecipa insomma con l'ANPAS di Frigento in tante altre iniziative, evidentemente avevano altri impegni, quest'anno non è qui presente, non so se in futuro, in seguito si affiancherà all'ANPAS di Frigento. Che dire, sono iniziative bellissime, sono iniziative che vanno aiutate. Noi siamo qui perché i ragazzi devono capire che le istituzioni sono vicine a loro, sono presenti in ogni circostanza. Il nostro territorio è un territorio disagiato da un punto di vista sismico, e quindi la protezione civile, credo che loro faranno anche un passaggio per quelli che sono i rischi legati appunto a questo fenomeno, ma soprattutto io insisterei molto su quello che è l'ambiente. Il nostro ambiente va salvaguardato e noi i mortali, noi poveri mortali, se non riusciamo a mantenere sano questo ambiente, sicuramente in futuro non ce la passeremo bene, diciamo così. Sappiamo che il mondo è pieno di plastica, gli oceani sono stracolmi di plastica, e quindi l'educazione sull'ambiente credo che sia un momento importante. E poi insomma stare insieme questi ragazzi, socializzare questi temi della solidarietà, i temi appunto dell'amicizia, del rispetto delle regole, anche qui avremo bisogno tanto di parlare. Le regole sono un elemento importante, sono un fatto importante per la convivenza civile. E quindi complimenti al presidente Sabino, complimenti all'associazione Ambas, complimenti anche alle famiglie di questi ragazzi che hanno creduto in questo progetto e l'hanno portati qui. A voi ragazzi fate tesoro di quello che i vostri istruttori, i vostri amici in questi giorni vi diranno, che sono cose buone, sono cose per il vostro futuro, per il nostro, ma soprattutto per il vostro futuro. Bene, grazie per gli interventi preziosi, perché si sono toccati appunto degli argomenti importanti verso i quali ritengo che fortunatamente si stia facendo un po' di sensibilizzazione in più rispetto agli anni passati. Tutela dell'ambiente, del nostro territorio, stare più a contatto con la natura, allontanarci da quella tecnologia che spesso è dannosa per la crescita, e sperare in una formazione e un'educazione ambientale diversa che ci renda i nostri ragazzi
degli adulti migliori, sicuramente degli adulti migliori delle generazioni che, con le quali abbiamo a che fare adesso. Sabino, ci puoi illustrare un po' sommariamente quali sono le attività che svolgeranno i ragazzi in questa settimana? Magari qualcuno l'hanno già iniziata ieri. Noi come attività abbiamo visto il pranzo. Oltre al pranzo, ci vuoi descrivere qualche attività a cui parteciperanno i ragazzi? Sì, ci saranno dei momenti di formazione. Il 26 saremo ad Avellino, ospiti dei Vigili del Fuoco provinciali. Lì i ragazzi seguiranno delle attività messe in campo dai Vigili del Fuoco, ci faranno visitare la loro struttura, la loro sede e nello stesso tempo ci faranno vedere i mezzi e anche l'utilità e l'utilizzo dei mezzi stessi per dare la possibilità anche a questi giovani di impegnarsi in quelle che poi sono le attività di prevenzione e di salvaguardia dell'ambiente stesso. Mi riallaccio a quello che diceva il sindaco Di Leo per quanto riguarda la plastica. Noi da quest'anno abbiamo iniziato anche il campo scuola con la salvaguardia dell'ambiente, quindi la plastica non la usiamo, è tutta materia riciclabile. E abbiamo visto anche le colonnine dell'acqua, l'anno scorso abbiamo utilizzato le bottigliette, invece quest'anno abbiamo fatto le borracce che loro possono tranquillamente riempire ogni qualvolta hanno sete, di riempirla alla colonnina l'acqua, quindi non ci sarà più plastica, almeno nel campo scuola. Per quanto riguarda anche i piatti, i bicchieri, le porchette, sono tutte in maniera biodegradabile. Il campo scuola a Prigento si svolgerà ancora con domani mattina andremo alla caserma dei carabinieri di Mirabella e Glano, dove ci faranno una lezione sulle attività e sulle situazioni sicurezza sulla strada, quindi sicurezza in casa e quant'altro. Poi andremo all'INCV a Grotta Minarda, del nostro centro sismologico di Grotta Minarda, dove saranno ospiti degli ingegneri che metteranno a loro conoscenza quelle che poi sono le attività sismiche e quant'altro sulla protezione civile. Ci saranno delle attività di primo intervento, di pronto soccorso, che faranno il pomeriggio i ragazzi, quindi i volontari dell'associazione insieme a dei responsabili regionali faranno attività di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e quindi tutte le attività che poi immancabilmente nella vita si devono mettere in atto, quindi chiaramente sono delle cose abbastanza formative. I ragazzi quest'anno sono un po' di meno rispetto agli altri anni, l'anno scorso erano 41 ragazzi, quest'anno ne abbiamo 24. Però ciò non toglie che ci sarà comunque un impegno tranquillamente. Loro, sicuro. Sabino, c'erano anche l'anno scorso oppure sono dei nuovi partecipanti? Alcuni sono dei veterani dei campi scuola della pubblica assistenza di Prigento, altri si sono iscritti nuovi perché la fascia d'età varia, quindi chiaramente chi l'anno scorso non aveva i 10 anni compiuti, quest'anno ha compiuto i 10 anni e sono rientrati. Chi aveva i 16 anni quest'anno non c'è più perché chiaramente non rientrava nella fascia d'età. Ricordiamo che qui la partecipazione è 24 ore su 24, nel senso che i ragazzi restano anche nel pernottare qui, quindi tornano a casa esattamente dopo una settimana. E i genitori sono ovviamente favorevoli a questo tipo di iniziative, ma è possibile la visita dei genitori nelle giornate normali?